il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. I carabinieri della compagnia di Vigevano, comandati dal capitano Rocco Papaleo, hanno arrestato 4 minorenni pavesi responsabili di reati gravissimi: stato di schiavitù, stupro, stato di incapacità procurato mediante violenza. Vittima un 15enne pavese, considerato dalla violentissima baby gang il più debole del gruppo. Denudato, appeso ad un ponte e violentato con una pigna, costretto ad ubriacarsi, poi legato ad un guinzaglio e portato a passeggio per le vie di Pavia. Questi sono solo alcuni degli orribili atti di violenza perpetrati prevalentemente tra dicembre 2016 e lo scorso gennaio, che venivano documentati attraverso fotografie e filmati per finire puntualmente sui social network e sulle chat. Ed è proprio dal web, in seguito ad alcune segnalazioni, che è partita l'indagine dei carabinieri. I componenti della baby gang, tutti di nazionalità italiana e figli di famiglie benestanti, sono ora nel carcere minorile Beccaria, fatta eccezione per uno di loro che per la sua giovane età e appena tredicenne non è imputabile. L'inchiesta sembra essere soltanto all'inizio. Dal comando dei carabinieri di Pavia specificano che nel fascicolo ci sono anche episodi di danneggiamento di treni. A ottobre, infatti, i minorenni avevano indirizzato una pioggia di sassi contro un convoglio regionale, danneggiandolo e obbligando il macchinista a fermare il treno.